Buongiorno a tutti, giovedì 21 maggio della sesta settimana di Pasqua. In qualche istante di silenzio accogliamo in noi lo Spirito perché la parola risuoni nella nostra vita. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cosa è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre. Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità, io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Anche noi insieme agli Apostoli potremmo chiederci che cos'è questo un poco di cui Gesù parla. Sicuramente a un primo livello letterale Gesù sta riferendosi alla sua morte e anche alla speranza della risurrezione. Ma c'è un livello più profondo, più spirituale che riguarda tutti noi e non solo Gesù. Un poco è l'esperienza non solo del distacco, ma anche della brutalità della realtà nella nostra vita, della scabrosità della realtà. Una malattia improvvisa, il nostro corpo che ci delude, non risponde più, una relazione che finisce. Qualunque cosa che ci sveglia come da un sogno e ci fa trovare davanti allo sconcerto dell'abisso, del nulla, del non senso. Queste sono esperienze di tutti quanti noi. Ecco, Gesù è come se ci dicesse: questa esperienza di dolore, di pianto, di lutto, di tristezza fa parte del cammino spirituale, fa parte della vita di ciascuno di noi. È molto bello che la chiama un poco. Gesù sa che siamo fatti non per soffrire, che un eccesso di sofferenza fa male. È consolante questo dire un poco davanti al nulla e subito farci vedere anche l'altro aspetto, un poco ancora e mi vedrete. È un invito a rimanere fiduciosi nei momenti di grande sconcerto, di lasciarci andare, di saperci abbandonare all'opera dello Spirito, perché io vado al Padre, e di saper vivere in noi la dinamica del Regno, il seme che è caduto in terra muore ma dà frutto, e il frutto di questo seme è una nuova vitalità, una nuova coscienza dell'essere figli di Dio, dell'amore nella vita, della provvidenza di Dio. Chiediamo allo Spirito che possiamo essere aiutati in questi momenti a vivere e a riscoprire in una maniera più forte la gioia della figliolanza e dell'essere guidati dal Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.